Dottore Bono, c'è questo buon risultato, anzi ottimo risultato per una lista nata proprio negli ultimi giorni e che voleva e vuole che cosa? La lista vuole riportare al centro dell'impegno associativo, quindi dell'impegno che si fa dentro l'ANM, vuole riportare il lavoro dei singoli magistrati. L'attenzione dell'Associazione dei Magistrati deve essere mirata a far sì che si torni a parlare delle condizioni di lavoro del magistrato, ma non solo e non tanto finalizzata al migliore risultato diciamo del magistrato stesso, quanto a un migliore servizio giustizia che si può rendere ai cittadini, quindi condizioni di lavoro che spaziano dal numero dei procedimenti trattati, e di recente è stato sottoscritto un protocollo dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica, ma anche condizioni di lavoro che riguardano proprio quello che bisogna offrire ai cittadini come qualità dei provvedimenti, ma anche come tempistica. Inevitabile la domanda sul sistema Palamara, che quanto ha inciso in questa tornata elettorale per il rinnovo della giunta distrettuale? Sì, il sistema Palamara, diciamo lo scandalo, lo sconcerto che la scoperta di questo sistema è avvenuta negli ultimi tempi ha sicuramente inciso. Ha inciso nella misura in cui i magistrati sembrano avere preso coscienza della necessità di una svolta. La lista a cui ho partecipato insieme agli altri colleghi, Lidia Greco e Giuseppe Artino Innaria, che sono stati eletti con me, voleva proprio questo. Noi abbiamo sottoscritto un programma, è una lista che è nata proprio per cercare di affermare il principio per cui l'impegno associativo deve prescindere dalle logiche di appartenenza correntizia, che l'impegno associativo e soprattutto il lavoro del magistrato, il lavoro nel Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere fatto rifuggendo da logiche di appartenenza correntizia. Bisogna far tornare a parlare il merito, la meritocrazia. Parlava a proposito del Tribunale di Siracusa e del carico di lavoro, insomma, di dover in qualche modo intervenire. Come? Diciamo, la questione è una questione veramente grande, è una questione che riguarda scelte di politica giudiziaria da rimandare quasi inevitabilmente al legislatore. Il magistrato in questo ha una possibilità di influenza limitata. Ci sono delle questioni organizzative che potrebbero in qualche maniera aiutare, ma sicuramente non è al magistrato soltanto che bisogna guardare per risolvere queste istanze, ma bisognerebbe chiederlo al legislatore, quindi fondamentalmente è un maggiore investimento di risorse. L'Italia è un paese dove si investe pochissimo nella giustizia.